Dall'alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dall'abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecocompatibili. Il 6 e 7 aprile a Faenza in Fiera andrà in scena la sesta edizione di Faenza Benessere, il festival dedicato alle discipline olistiche e bionaturali. Fra i 9.000 e i 10.000 visitatori ogni anno, 150 espositori specializzati, trattamenti gratuiti di shiatsu, thai yoga, lezioni di danza araba, meditazione e yoga e un'area legata a laboratori e spettacoli per bambini. 6 e 7 aprile in Fiera Faenza ci ritroviamo per rendere Faenza capitale del benessere naturale. Tantissime cose da visitare, ma anche da provare, dall'area esperienziale o area yoga, dove insegnanti ogni ora presenteranno queste lezioni aperte, quindi gratuite, accessibili a tutti, di varie tecniche. In particolare la disciplina principe sarà lo yoga, ma poi ci saranno anche altre tecniche molto interessanti, come ad esempio la ginnastica facciale oppure il qigong, che viene questa metodica dalla tradizione taoista, quindi cinese. Tantissime anche le cose da sperimentare nell'area relax, dove appunto verranno fatti massaggi gratuiti. Qui ringraziamo la scuola di Shiatsu Ara, che appunto porta i suoi professionisti, gli operatori qualificati, per regalare questi trattamenti per il benessere. Poi oltre 120 aziende provenienti dall'Italia, che venderanno prodotti e servizi per il benessere sia della persona che della casa. Ricordiamo le conferenze del benessere, sicuramente da non perdere. Tra le tante citiamo magari quella dell'autore Mondadori, Paolo Soffientini, è un ricercatore che presenterà il suo ultimo libro dal titolo Come vivere da leoni 100 anni senza rinunce. E poi ancora citiamo Fabrizio Cozza, questo formatore che si occupa in maniera, diciamo, tra virgolette, sovversiva di portare questa cultura del lavoro come anche strumento di crescita personale. E poi ancora parleremo di medicina ayurvedica, di digitopressione sempre legata all'ayurveda, di invece riflessologia facciale vietnamita, e ancora di medicina animica, di ipnosi regressiva con il professore universitario, appunto che viene da Pisa, Franco Nocchi, insomma tantissime cose da non perdere. Infine, concludo questa veloce carrellata ricordando il padiglione dei bambini e delle famiglie, quindi benessere naturale per tutta la famiglia, e qui ringrazio pubblicamente la cooperativa Kaleidos che ha curato questi contenuti. Partite da un ottimo risultato dell'anno scorso, 800 visitatori in più rispetto alle edizioni precedenti. Sì, questi sono proprio dati reali, non quelli che si usano, insomma, per fare un po' di battage pubblicitario di marketing, controtendenza anche rispetto ad altre manifestazioni che anche comunque curiamo noi, sempre come Blue Nautilus su altre piazze che magari soffrono ogni tanto di qualche in termini numerici di affluenza. Qui a Faenza assolutamente è un'isola molto felice, quindi ci sarà un'alchimia particolare perché appunto l'anno scorso siamo cresciuti di 800 visitatori, quindi ci attestiamo attorno ai 9-10 mila visitatori. Quest'anno magari con l'aiuto anche del ricco programma rinnovato, molto interessante, poi magari anche del tempo, consideriamo e speriamo appunto di superare questa soglia dei 10 mila visitatori.